Ma si sente? Sì, io non mi sento. No, scusate. Sono emozionato. Sono emozionatissimo oggi, perché oggi è la prima puntata della sentenza. Sulle mani per questa sentenza. Oggi con noi, oltre a me stesso, Daniele Risaliti, c'è la mia co-conduttrice Maria Paola. Maria Paola. Davide Troisi come ospite speciale. Ciao. Ma come ospite numero uno ci abbiamo Giulia Scatena. Senti come ci scateniamo, sentimi un po', dai. Esatto, metto pure un nome, è un nome d'arte. Io pensavo fosse un nome d'arte. Giulia Scatena, chi sei? Perché ti abbiamo chiamato? Ecco. Questo lo chiedo io. Allora, io sono una sex worker, lavoro online da tanti anni, attualmente principalmente un OnlyFanser e ho un mio management dove aiuto altre ragazze a crescere sul sito blu. Ok, quindi te, intanto la tua storia, perché noi abbiamo fatto un po' di ricerche su di te, abbiamo scoperto anche il tuo passato. Oddio. dalla televisione ti abbiamo trovato su Primo Appuntamento. Ci sono state, sì, è stato molto divertente, molto interessante, vorrei tornarci. Com'è andata con la ragazza intanto? Malissimo. Malissimo, non ci siamo mai più sentite, mai più viste, però è stato molto divertente. Ok, ma tu, perché è fintissimo il programma? No, il programma in realtà è verissimo, okay. Verissimo più del necessario, però io mi ero promessa che non avrei detto no, a meno che non fosse veramente un no supremo, però era un no insomma, quindi alla fine non ci siamo riviste. Ma quindi neanche te hai provato a contattarla questa tipa? Tipo mezza volta. Poi non era nelle tue corde? No. Ok, perché nel pezzo poi lì tutto tagliato e tutto, quindi alcune parti erano, diciamo, sembravate un po' in imbarazzo, non in sintonia. Sembravamo? Sì, totalmente, non eravamo fatte l'una per l'altra, no. Mettiamola in modo romantico. Soprattutto quando hai detto la parte della sex worker. Poi in realtà su quello io l'ho trovato abbastanza tranquilla, sì? Non sembrava? Ah, boh. Forse era lo spezzone. No, sì, eravamo solo poco affini. No, ma su quello... in realtà loro hanno caricato molto su questa cosa. Me l'hanno fatto parlare per 3 ore e poi in realtà è morta lì perché lei ha fatto tipo... Ok, e quindi... Non era interessata. No. Beh, forse eri la 15ª OnlyFans che conosceva, sì, quella sera. Ha detto, vabbè, basta. Io volevo un'avvocatessa, una... Io ho una domanda, Giulia. Vai. Voglia così? Sì. Hai detto che lavori da diversi anni in questo ambito. Hai iniziato dal sito blu o da altre piattaforme? No, molto. Non si può dire il vero sito? Non saprei. Ma sì, che si può. Con dei fans? Io non lo dico per deformazione professionale, perché non si può dire da nessuna parte. Quindi allora non è OnlyFans. Non è OnlyFans. Su quel sito che conoscete, blu, con le ali, insomma. C'ha le ali? Quella era Twitter, eh? No. C'ha le ali. Ah. Oh, dai. Scusa, ti informi. Ma perché io sono una scimmia e non so, non lo bazzico. Te magari sei massimo esperto, sei abbonato al sito di Giulia Scatena. Fai benissimo. Ma scusa, tu non sei mio fan. E io non ho abbastanza soldi, forse. Quanto costa il tuo abbonamento? E poi ritorniamo... Dipende se è scontato. Al momento hai sconto... Vai. Hai sconto tipo $3, quindi $3? Easy. Sì, cioè... Cavolo, allora, vogliamo, ora. Allora mettiamo un euro a testa, Davide. Maria. Paola. Grazie. No, ti faccio questa domanda perché io mi ricordo di qualche anno fa, soprattutto con Fishbowl, che lei lavorava con Patreon, Suicide Girl, quelle cose lì, insomma, ero un po' curiosa di sapere le tue radici. Allora, con Patreon ci ho provato, ma ero una pippa, non ero capace di usarlo, quindi ho abbandonato l'idea, però ho lavorato, sì, altrove, ho iniziato vendendo biancheria intima usata. Okay. Questo tipo 10 anni fa, per pagarmi le serate in discoteca. Era molto comodo. Quindi ho iniziato con calzini, calze. Ma te compravi tipo... Biancheria del mercato? Certo. No, anche non usata realmente talvolta. Ah, quindi mentivi ai tuoi... Cioè, non si fa, sì. Guarda che la Ferragni ci è finita male ultimamente. Ero piccola. Ah, ok. Sono passati 90 giorni, giusto?
10 anni. Allora, più 90 giorni non è che va in prescrizione dopo 90 giorni, va in prescrizione dopo 10, 5. No, dopo 90 giorni non è più denunciabile. Ma che ma dov'è l'hai letta questa notizia? Su chi l'avevi letta? No, su cioè, vabbè, vabbè. E quindi te vendevi, una persona veniva e diceva: io voglio le tue mutandine o i tuoi calzini? Esatto, cioè c'era un sito apposito dove si potevano fare degli annunci. Come si chiama? Tenti si chiama. Ok. So che esiste ancora, ma non so se funziona ancora. C'è tanta gente, questo onestamente non saprei. Non so se puoi mostrarlo, Davide, in no, diretta. No, ma non lo mostrerò, però controlliamo. Non si vede, ok. In teoria. Oh! Ti vendi le mutandine usate, vendi o compri mutandine usate. È una compra, è un è come eBay. Scusa. Ma è subito delle mutande. Eh sì, subito praticamente sì. It. In realtà, ma, io principalmente vabbè. Vendo casa. Ecco perché non potevi mostrarlo, Davide. Via, va bene, perfetto, ci siamo informati. So che ci lavorano anche tanti uomini, quindi se siete interessati. Sì, sì qua, c'era un bel pisello, vabbè, bello così in prima ma... vista. Quanto veniva una tua mutanda, un tuo calzino? Allora, principalmente vendevo calze, perché inizialmente ero spaventatissima dalla cosa, quindi ero tipo, ma no, non le voglio indossare davvero, poi venderle. Poi in realtà dopo la terza ho iniziato a indossarle davvero. Ok. E sono intenditori, se ne accorgono, poi perdi il mercato, capito? Ah, perché c'è anche tipo le recensioni. Certo! Questa non le puzzano abbastanza. Se vuoi sono piena di screen di recensioni, perché erano molto belle. No, dovevate portarle. Vabbè, no, ora ce l'hai. E poi ho iniziato quindi a fare le cose per bene, quindi andavo in discoteca, ballavo, cioè ovviamente ci sudavo dentro nelle calze, poi il giorno dopo le mettevi sotto vuoto. Ah, sotto vuoto? Certo. Quindi hai anche una macchinetta? Hai una macchinetta per il sotto vuoto? Cioè tutto un business? Tipo dove quello le mamme mettono la carne per la cottura a bassa cottura? Esatto. A bassa temperatura, sì sì. Ma Davide, non sei d'accordo per caso? Ma scusa, te vai a ballare, fai serata. No. Cosa? Davide. No. Le compreresti un paio di mutande di Giulia Scatena? No, ma perché scusa non compreresti le mutande di Giulia Scatena? 5 allora, euro per allora, quelle che indossa ora per 5 euro. Mi schifo delle mie mutande. Ma perché non te le lavi? Prima o poi dovrai uscire di casa e farti le lavatrici. Figlio. Ma ti immagini mutanda usata dentro una busta di plastica per più di un giorno? Ma no. Ma scusa, è tutta. Togli l'aria, rimane lì perfetta, sì, sigillata. Per mantenere la fragranza. No, mi dispiace, non è roba per me. Cioè, allora su quel sito lì c'è anche chi vende, per esempio, sacchettini con le unghie tagliate. Questo perché... l'hai mai fatto? Unghie tagliate? Una volta sola, perché vengono usate come snack. Se tipo da sgranocchiare. Tipo le patatine? Mm. Sì. Questa è pesante. Non è la cosa più pesante, ho venduto dei Tampax usati, pieni. No! Pieni? Questi... usati, pieni, belli. E queste persone poi cosa ci facevano? Cioè, magari ti dicevano le usate per farci il teucino? Per farci tipo al posto delle bustine. Ah, visto? Comunque schifo. No, non ce la posso fare. Allora, non è roba neanche per me. Io finisco sempre a parlare di questi argomenti, però in realtà io principalmente non faccio queste cose. Diciamo che ci racconti la cosa più estrema. Sì, esatto. In realtà... credo di essere fra le più angeliche che fanno il mio lavoro. Ok. Faccio difficilmente cose felici. Però il postino, secondo te, come reagirebbe? Cioè, è tutto sotto vuoto, quindi è tutto pulito? Certo, lo imballi. Sì, ma vuol dire che è sotto vuoto? No, non è... no, vabbè, dentro la plastica guarda, non esce nulla. Ma neanche sotto vuoto, Sangue putrido è sangue... cioè, è putrido, non è che se lei pigli la sbudelli con una sciabola e... Vai a me, insomma... scioglio nell'acqua calda e bermelo, insomma. Vabbè, insomma, io sono contadino. Non è il suo kink, ma ne avrai altri, li potremmo scoprire. Esatto, Davide. Scusa, a te non ti garba alla tuffia quando lei si taglia le unghie, gliele mangeresti tutte. Subito! No? No, non credo. Ho visto, dai. Non è... No. Ma qualcosina, le ascelle pelose, le carne, no? Non c'è nulla. Ci fai fare una golden shower? No, vanilla, sono tranquillo. Sei vanilla? Vabbè. Ma anch'io sono vanilla. Su questo, vabbè, io mi fido, giustamente. Giulia scatena, non si scatena a letto, vero? Non lo so. Lavoro, mi sa. È che fai talmente il carico sul lavoro che poi... Infatti è vero, comunque sul lavoro devi essere un determinato personaggio, quantomeno, sì. Non per forza nella realtà. Poi nella vita privata come... come gestisci? Io vivo una forte distinzione fra le due cose, cioè necessito di avere tanto Giulia personaggio, Giulia vita vera. Tu cioè, sei fidanzata, perdonami. Sono fidanzata. Ok. Con un ragazzo, ragazza. Con un ragazzo al momento. Okay.
e la nostra sfera privata è completamente diversa dal mio lavoro. Ok. Cioè, per me è necessario. Riesci a proprio dividere le due cose? Sì, sì, non è solo che ci riesco, ho proprio bisogno di farlo, perché altrimenti mi sentirei di lavorare H24 e... No. Fattureresti molto, però anche no, perché non, no? Mi paga, ah. Quindi no. E posso chiederti come hai conosciuto il tuo ragazzo e come ha preso, ti gliel'hai detto subito alla sì, prima sì, uscita, certo. Guarda, io sono una OnlyFanser. Sì. E... in realtà lo sapevo da prima, penso, perché vedendomi su Instagram è difficile non capirlo. Ah, ok, ok. Frequentava la pizzeria dove lavoravo e quando veniva io pensavo sempre, oddio, trovo bellissimo. E quindi alla fine l'ho iniziato a seguire, ci siamo parlati, siamo usciti così. Perché te sei di Lucca, giusto? Io sono di Lucca. E anche lui è lucchese. No, ah, quindi è pisano. È pisano. E noi l'aspettiamo. Sì, non c'è odio, non c'è territorio ansio. Territorio nemico, però vabbè. Vabbè, Pisa la odiano tutti, Davide. Cioè, è difficile. Guarda, odio pure io. Poi con due livornesi al tavolo. Sì. Io sono tutto tranne che pisano, guarda. Non me Davide, non stiamo parlando di te. Ci interessa la vita sentimentale di Giulia Scatena. Vuoi parlare della tua vita? Vieni intervistato e parli della tua alla prossima puntata, forse. Vediamo se te lo meriti. La prossima puntata devo trovare il tuo kink, però questo me lo metto. Ma non lo so, secondo me è già brama i tuoi piedini, però questo... Ci puoi mostrare i tuoi calzini? Oppure questo no, è un limite? Ci vuole troppo tempo a togliere gli anfibi. Ah, c'è gli anfibi, vabbè. La prossima volta vieni con le scarpe da trekking. Una cosa leggera, sandali, ma d'estate, vabbè, vediamo. Comunque, ci dicevi, il tuo ragazzo mm-hmm. ha accettato tranquillamente senza problemi questa cosa? Sì, la vive come una cosa normalissima, anche perché sennò non sarebbe il mio ragazzo, quindi sì, la vive come un lavoro qualsiasi, come potrebbe essere qualsiasi altro lavoro, letteralmente. Sì, sì. Invece di fare la commessa, da quando hai iniziato ti hai lasciato il lavoro in pizzeria? Sì, esatto, più o meno. Ok, perché? Prima erano di pari passo e poi mi sono dedicata solo a questo. Mentre invece, se posso, i tuoi genitori come l'hanno presa? Sono i miei fan numero uno. Ti bello, aiutano nei servizi, bello. Se posso chiederti. Vabbè, allora, in vicini, scusa, non magari è una domanda troppo strana, perché mio padre è un fotografo. Però... I preconcetti di Davide, li vogliamo abbattere questi preconcetti? Per forza. Non lo so, sarebbe un po' strano farmi proprio aiutare nell'atto pratico, ma mi aiutano in altri modi, tipo mia madre mi aiuta spessissimo a scegliere completini, cose del genere, okay. E mi supportano al 100%, quindi qualsiasi cosa mi venga in mente mi aiutano, insomma come possono, ci sono sempre... Quindi sono molto contenta, sono molto fortunata. E tu mostri anche i contenuti che fai e dici, secondo me è troppo, cioè hai dei limiti a ciò che posti su OnlyFans? Intendi se li mostro ai miei genitori? Non ho capito. Se ho anche l'idea, un'idea al tuo al tuo ragazzo, fidanzato. No, in realtà mi gestisco da sola, okay. Anche perché... È talmente appunto forte questa cosa di Giulia personaggio che farla vedere a qualcuno che mi conosce nella vita vera è un po' cringino. È un po' tipo, no, non voglio che mi vedi così. Ma non perché mi vergogno di quel che faccio, perché... Siete due persone diverse, anche, dici? Anche banalmente le storie che metto su Instagram, se le guarda tipo il mio ragazzo, a me dà fastidio. Perché non sono io nella vita normale. Ma te hai due Instagram, se posso chiedere? Solo, però non lo so, chi non vive la vita social forse non la può capire questa cosa, è sempre un'impostazione da grande pubblico, quindi okay. Le persone che ti conoscono tanto tenderanno sempre a prenderti per il culo un po'. Vabbè, ma penso faccia anche parte del gioco della... sì, lo so. Solo che dopo un po' dici, ok, sentita una volta fa ridere, alla decima magari inizia a rompere i coglioni. In questa ottica, se tu vedessi, non so, hai sorelle, fratelli, qualcuno, figlio unico viziatissimo, vabbè, un migliore amico, una migliore amica, qualcuno, penso di avere degli amici, molto dai, stretto, sì. No? Se tu dovessi vederlo che fa tipo un audio erotico, ti farebbe ridere? Allora, anche riascoltando, rileggendo conversazioni durante il COVID, tutti abbiamo fatto un po' di sano sexting. Davide, non dire di no, neanche questo. Non è... Niente, no, non si può. Nulla. Non si smuove. Niente. Vabbè. Maria Paola, te avrei fatto forse il sexting. Al tempo ero fidanzata. Ah, ok, quindi. Quindi nel senso, ognuno fa le sue però cose. Se uno va a rileggere ciò che ha fatto, che imbarazzantissime. Ti faccio questo. È proprio questo, però all'ennesima potenza, capito? Sì, sì.
Sì, sì. Intanto salutiamo tutti. Ah, è vero, la telecamera è di là. No. Anche voi potete fare sexting con Giulia Scatena. Sì. Non però nella chat di Twitch, per favore. Ma perché no? Scusa. In qualsiasi momento, tranne adesso. Io ho una domanda. Per i vari servizi che offri, quindi audio, insomma, piccanti, foto, video, poi non so cos'altro, hai dei prezzi diversi, abbonamenti diversi o è un unico abbonamento? No. Come funziona intanto? Funziona che c'è un abbonamento per accedere al profilo per quanto riguarda il sito blu. Poi di lì le richieste vengono fatte in privato, quindi si chiama pay per view solitamente. Se mi fai una richiesta in particolare viene prezzata a sé semplicemente. Quindi con $3 al mese io ho il livello base? Sì, esatto, compreso il feed, quindi qualsiasi cosa, come può essere Facebook o Instagram, tutto quello che viene pubblicato nel feed, e poi dei messaggi di massa automatici che arrivano a tutti. Però qualsiasi altra cosa chiaramente è da valutare in base alla cosa. La richiesta più strana. Questa dove è la curiosità. Non ce la faccio più. La curiosità è donna. Madonna. Oh. No, scherzi, niente. Sta succedendo? Boh, vabbè. Richiesta più strana. Allora, come ho detto prima, in realtà io ho un profilo molto easy. Io sono un angioletto, quindi da me non ci vengono le persone con richieste eccessivamente strane, perché non ho quella vibe lì, vanno da altre persone. Però una volta mi hanno chiesto di disossare un pollo. Sì, in realtà è stato un crescendo, perché era tipo: ma tu sai disossare un pollo? Quanto l'hai fatto pagare? No, non servizio? L'ho fatto. Ah, okay. Ma il pollo era già morto? Non l'ho fatto perché il crescendo è stato: puoi disossare un pollo, puoi per favore spennare il pollo, puoi prendere il pollo vivo, tirargli il collo e poi... E io... No. Okay, no. Ma poi penso sia anche violenza sugli animali, forse è vietato su OnlyFans? Sì, certo che è vietato, è vietatissimo. Però tanti dicono, vabbè, ma lo compro in altra sede, però... No. Cioè, dovresti comprarti un pollo, imparare a uccidere un pollo. Ah, mi sembra un po' strano. Che kink? E una persona si dovrebbe masturbare su una cosa del genere? Dicelo tu. Davide, a te piace farti seghini sui polli? Giulia Scatena che uccide i polli. Per forza. Con cosa avresti dovuto ucciderlo questo pollo? Ti ha specificato? Tirando il collo. Ah, tirando il collo. Vabbè, anche e standard, per dai. Per convincermi, ha cominciato a mandarmi un sacco di foto di altre tipe che l'avevano fatto. Ah. E io l'ho bloccato. Quindi diciamo che hai dei limiti. Sì, sì, certo. Violenza per me non è contemplata né su animali né su persone di nessun tipo, tranne cattatine. Schiaffetto sul culo. Va bene. È il limite. Poi di lì, no, non chiedete di più a Giulia Scatena, perché sennò si incazza. Ma il sito ha un sacco di limiti in realtà. Sì? No cibo, no qualsiasi cibo? Cibo di nessuna entità. Cioè, non, se mangia è sbagliato in un video. Non puoi usare niente, non puoi usare cibo. Cioè, quelli là che si mettono tipo il sushi sul corpo e uno non lo mangia... puoi fare. Ah. O comunque lo puoi fare, ma a rischio ban. C'è un motivo, sai? Perché allora loro lavorano in questo modo, con la paura che ci siano delle cose specifiche che possano essere fatte. Per esempio, se non so, inserisci qualcosa che potrebbe farti male, eccetera, dici varie. Nel dubbio, no, tutto. Ho capito. Idem, nessun tipo di liquido, perché non potrei bere l'acqua. Però nel dubbio, se per esempio il sangue non andrebbe bene, nel dubbio nessun liquido, tranne lo sperma. Ah, ok. Quindi dipende dalla densità. Quindi un cubetto di ghiaccio poi... No, perché anche quello è mangiare, forse? Non ho mai provato, onestamente, non so, però anche lì poi subentra nel dubbio. Rischi il ban, perdi il lavoro e ciao. Immagino anche niente animali. Niente animali, assolutamente. Okay. A me hanno bannato una foto perché c'ero io e non l'avevo visto nello sfondo, c'era il mio gatto che dormiva. Quindi... Deve essere proprio... Assolutamente no animali. Nel dubbio che tu faccia qualcosa che non va gli bene. Gli animali, ok. Ovviamente non minori, quello è chiaro. No persone, ad esempio, come potresti essere tu, a meno che io non ti tagghi e tu hai mandato tutti il consenso. Documenti. Esatto. Poi, non so, se altri, non me ne vengono in mente altri. No familiari, forse? Però penso che sia una cosa tua, se non lo vuoi so. Fare o no. L'incesto. L'incesto, Davide? Cosa, scusa? Ci sono un sacco di twin girl che fanno robe, no?
Twin Girl? Sì, sì, ci sono le gemelle che fanno. Ma non tra di loro? Non penso. Non ho mai visto la cosa, guardi. Abbiamo trovato. Abbiamo trovato il king di Davide. No. Vabbè, Davide, tutte le gemelline sono abbastanza comuni come fantasia. Ci sta, ci sta. Va bene. Come volete voi. Vabbè, Davide, comunque puoi leggere dalla chat qualche vedo che hanno fatto delle domande. Sì. Io purtroppo sono mio, quindi mi dispiace un pochino lontanino. Allora, ci sono un po' di domande. Allora, la prima è di Giannino Stoppani. Ciao Giannino, numero uno. Non so se sei qualcuno che è una scimmia, cos'è quella cosa lì? No, è qualcuno incappucciato. Tutto Giulia, le OnlyFanser come trovano i ragazzi con cui collaborano i profili? Intanto te collabori con altre persone, hai fatto contenuti. Allora, non l'hai seguita, scusa. Infatti, ma OnlyFans, non l'ho visto. Ma vergogna. $3, scusa, tirchio di merda, vai. Io personalmente collaboro solo con altre persone che sono colleghi o colleghe, quindi OnlyFans. Okay. Però non è detto che debba essere così in realtà, quindi ci sono delle colleghe che fanno delle sorte tipo candidature, mandami le mail, io valuto chi prendere, scelgo un mio fan a caso, ci faccio un video. Ah, perché potresti fare anche certo con un fan? Okay. È una cosa molto divertente e funzionale, tra l'altro. Cioè lui ti paga un extra per farlo, per fare un book con te? No, non lo fai a pagamento, è proprio una un format? Sì, okay. Lo fanno in tante, funziona moltissimo, tra l'altro. Ci sono tante che lavorano con fidanzato, con la fidanzata, con amici, con... E te come mai hai scelto solo professionisti del settore? Preferisco allora di persone che non conosco e che non fanno questo lavoro non mi sentirei a mio agio, perché chi fa il tuo lavoro sa come muoversi, cosa fare, cosa non fare, dove sono i limiti e tutto. È diverso, no, che pescare una persona a caso che magari la vive come non andrebbe vissuta. Okay. Persone che conosco personalmente anche potrebbe andarmi bene, ma non conosco nessuno che sarebbe adatto, quindi Davide, Davide. No, hai la possibilità, eh? No, comunque, scusa, no. Allora, chimica non è andata, hai cambiato, sei andato a studiare altro. Ma guarda come metti te nella fiaga, no, no, vabbè, no, no, no. Fai. Ma non è detto che debba essere un lavoro. Anche no, aspetta, ora stai facendo scienze delle comunicazioni. Un'esperta di comunicazioni come sì, Giulia Scatini. Vabbè. Ti ricordo, 20.000 followers su Instagram. Instagram, sa. Poi comunica tutti i giorni con i suoi fan, sa parlare, penso sappia parlare, è qui che sta parlando, non mi pare abbia problemi di comunicazione, ti potrebbe insegnare qualcosa. Io la prenderei fare un corso di dialogo. Io mi chiedo anche perché OnlyFans non sia anche un corso universitario dove vengono a studiare. Sì, vabbè. Cioè, scusami, per cosa fai? Se sbagliano i bacchetti. Sì, fa parte del video. Vabbè. No, cosa dicevi? Scusami. Ci siamo vicino, secondo me, al corso OnlyFans, perché oggi era a vedere un esame e si parlava della tipologia di selfie. Siamo vicini, secondo me, manca poco. Beh, ci sono dei corsi comunque. Giulia Scatena, professoressa. Bello, mi piacerebbe tanto. E sarebbe anche una fantasia di molti, secondo me. Quindi avresti l'aula piena. Comunque, dicevi, ci sono dei corsi? Ci sono dei corsi. Noi non facciamo esattamente corsi, però come dicevo, ho management e facciamo delle consulenze formative per imparare a utilizzare la piattaforma. Quindi te fai la maestrina, io diciamo? Faccio la maestrina. In maniera non sporcacciona, bensì seria. Alle... Non che sporcacciona sia diversa da essere seria. Comunque, bravo che l'hai detto. Molto importante. Ci sono, ma servono anche le maestrine sporcaccione, non a scuola, però. Nella scuola. Beh. E vabbè, non ci incartiamo. Di Sims, mi sembra. Scusa. No, niente. Non capisco, Davide, perdonami, sono un po' fermo. Comunque, e te quindi segui anche delle ragazze durante tutto il percorso dall'inizio. Dall'inizio le fai una serie di... Cioè sia chi inizia, sia chi magari ha già iniziato, ma semplicemente non riesce a trovare la quadra, non riesce a, insomma... Inquadrare anche il pubblico. Il proprio anche sì, trovare un proprio target di riferimento, trovare una propria identità social, sono tutte cose un po' complesse in realtà per poter funzionare. Prima di tutto devono funzionare i social, altrimenti non c'è conversione verso il sito blu. Quindi abbiamo nella nostra squadra anche un social media manager che se ne occupa, segue le ragazze e noi insegniamo... utilizzare. Cosa vuoi fare? Il social media manager in questo campo? Davide, tra tre anni sei laureato, via. Dai, no, mi laureo prima tutto. Io lo posso fare? Sì, assumo te. Grazie.
Allora, non vogliono i maschietti, giustamente, le cose rosa. È un maschietto è il nostro social media manager. Ah, allora. Si rifà gli occhi. Vabbè, no, no, no. Allora, io ho una domanda seria. No, ma stava parlando, Dio Cristo, la interrompi, no, ineducato. Seria. No, una domanda seria che abbiamo anche già fatto. Non so se ti ricordi, Dani. C'è un pochino l'illusione, un po' sui social, in cui chiunque va su OnlyFans può fare successo e può fare un sacco di soldi. Questa molto, cosa molto, molto falso. Ok. Allora, spiegaci. In realtà è la cosa che io dico sempre quando le persone... la classica frase è: ah, basta, ora mollo tutto, non voglio lavorare, mi apro OnlyFans. E io vorrei ridere. Quanto hai fatto di gavetta, sì? No, ma il punto è che OnlyFans esiste una top interna, una top che praticamente riguarda i guadagni fatti nell'anno, no? Anzi, negli ultimi 30 giorni, se non sbaglio. E considera che tutte le persone sopra la top 20, quindi l'80% delle persone che ci stanno sopra, non arrivano, credo, a $300-400 mensili. Quindi vuol dire che solo il 20% delle persone guadagna più di $300 mensili. Che è molto in tutto il mondo, riguarda. Ah, ok. Quindi è un po' pochino. Vuol dire che non è così facile, forse, guadagnarci dei soldi. Sì, serve tanta, tanta gavetta, tanto, tanto studio. Non dico che sia come altri lavori che magari hanno un impegno fisico maggiore o un percorso di studi maggiore, ma anche qui c'è tanto studio, serve comunque un piano editoriale mensile, serve di sapere un briciolo, qualcosa appunto di social, di come vendersi, di come proporsi, saper parlare tutti i giorni. È un lavoro che è quasi H24. Devi convincere qualcuno a pagarti, cioè perché dovrei scegliere te e non quell'altro? È letteralmente marketing, quindi non è una cosa così scontata, facile. Sì. Poi non credo tu possa rivelarci i tuoi guadagni, ma riesci a mantenerti solo con OnlyFans? Sì. Ok. Sì, sì, per fortuna sì. Per ora anche lì poi è come qualsiasi lavoro da libero professionista, non sono neanche mai entrate fisse sempre le stesse, beh, no? È molto forza. Variabile. Quindi... Te sei regime forfettario? Scusa se ti faccio questa domanda. Scusa, studio economia, mi rompi sfracciando i coglioni su sta roba e potrò chiedere una cosa. Frega. Io sono una sega di social, sono il più boomer di tutti qui dentro, però... Ma le cose... Stai zitto. Parlo di economia, fammi cose che... Ma è bene parlare anche di questo, perché danno tutti per scontato che noi non si paghino le tasse. Esatto, infatti volevo chiederti cosa, sotto quale regime fai parte del regime forfettario. Sì, ok, sì. E cosa sei per lo come Stato? Inquadramento? Mm. Produzione di contenuti multimediali. Ah, ok. Vabbè, video, però è una cosa. Video, foto multimediali. Non c'è un inquadramento giusto per non noi, sei una purtroppo. Sex worker. Cioè, non, per lo Stato, sex worker non esiste. Non esiste. Okay. Una artigiana del sesso. Non penso che possa farlo lo Stato. Perché se non sbaglio, c'è anche la. È vero, la tassa. C'è una mega tassa. Vai, parlane, interessantissima, Davide. La mitica tassa etica, che già il nome mi fa un attimo rabbrividire. Esiste questa bellissima tassa, se non sbaglio, dal 2008-2009, che praticamente coinvolge qualsiasi tipo di lavoro con contenuto per adulti o contenuti violenti. Associazione insensata, ma è così. Quindi puoi fare. Magari se picchi anche un gattino e fai sesso, fai faccio tutto in uno. In uno e almeno è una bellissima accoglienza. Tassa che va aggiunta alle tasse già pagate, chiaramente con il proprio codice ATECO, del 25%, un ulteriore. Ma 25% sull'ordo o... scusa Davide, un po' di emozioni me le fai provare, un po' di conti, io godo quando vedo... Io mi ritengo numeri. Abbastanza informata, ma non andiamo troppo nel deep che poi mi trovo impreparata. Si scoprì così grande a carino. No, semplicemente se ne occupa la mia commercialista. Ah, ok, vabbè. Okay, e invece posso chiederti anche un'altra cosa. Io avevo letto che alcune OnlyFans si fanno seguire sì da un gruppo, però non sono loro in primis a chiacchierare con i loro utenti. Con... I chatter ci sono. Ok. Te hai mai usufruito? Vabbè, ovviamente penso che anche se fossi mi diresti di no, però... Copertamente sì, in passato, okay. Ma in realtà è proprio il motivo per cui abbiamo deciso di creare il management, perché quando ha fatto il boom OnlyFans sono spuntate fuori tutte queste agenzie totalmente improvvisate di persone che cercavano di lucrare sopra questo fenomeno nuovo, no?
e mi ha fatto schifo, ma tanto, e ho visto veramente ragazze rovinate. Posso chiederti? Perché sono cose improvvisate, raffazzonate, di persone che non sanno di cosa parlano, che magari mettono sul profilo delle ragazze, appunto, dei chatter, delle persone, boh, io piglio lui, lo metto lì e dico, oh, scrivi questo, scrivono delle cose orrende. Puoi mettere ChatGPT e te lo fa fare lo stesso. Sì, è tutto scam, è tutto roba fatta male. E una persona la rovini, perché poi non ci vanno più a comprare da lei, e lei magari si è svenduta, vendono cose a dei prezzi assurdi, fanno dei contratti tipo, che ne so, in una settimana devi fare 6 porno, e queste li firmano perché magari sono ragazzini un po' sprovvedute, eccetera. Cioè, è un mondo che può essere veramente schifoso. Okay. Quindi abbiamo pensato, io e la mia socia, che si chiama Deborah, Debbie Cyber su Instagram, se volete. E... invitata anche Debbie, se vuoi, Giulia e Deborah siete invitate per le prossime volte. Bellissimo, quando volete, lei viene sicuro. E abbiamo pensato di creare manifesto, si chiama il nostro, okay, management, proprio per andare contro questa c'è cosa. Su Instagram, se... c'è su Instagram. Dove... Davide, se non ti dispiace puoi condividere. Davide, se non ti dispiace. No, non mi dispiace. Non sei dispiaciuto. Gli piacciono gli ordini, secondo me, a Davide. Ma porca, no, non lo faccio. Non lo faccio. Basta. No. Ora, scusami, io voglio vedere Deborah che venga qui. Se non condividi questo social, scusami, Deborah poi non viene la prossima volta. No, manifesto del Partito Comunista, no, Davide. È un'altra roba. Penso che Marx... manifesto intellettuale antifascista, dai, siamo lì, no? Quello sì, però volendo. Un'altra cosa. Penso non è la sede, il nostro programma per parlare di fascismo antifascista. Non è quello. Vabbè, Davide intanto mentre cerca manifesto... Lo trovi nella mia bio, sai? Vai. Ok, qui è un attimino. Guarda, gli ordini. Sì, basta il frustino e poi è felice, Davide. No, secondo me è da ordine soft. Sì? Sì, per sì. Favore, gentilmente. Would you kindly? No, non è fattibile così, eh. È già tutto rosso. Sei un po' emozionato, vabbè, tanto stasera, magari la sua ragazza stasera ci manda un messaggino, sì, avete ragione, io faccio fatica. Vabbè, Giulia, se ci sei, scrivi. Sì, Giulia, dici un po' i kink. Sì, qui sta sulle sue, il buon Davide. Grazie mille, Gianino Stoffani, dice, smettete di vestare Davide, raga, fai Davide. Per favore, ok. Un utente ti chiede anche cosa eccita la vera Giulia Scatena. Penso che siano affari suoi, però se vuoi rispondere. Di solito i formaggi mi rendono felice da morire. Sai che ho fatto la raclette la scorsa non settimana? Non me lo dire, invitami, no? Tocca. Io mi sono fatto regalare i formaggi per Natale. Da chi? No, da Giulia, sì. Da Giulia Scatena? No, da Giulia... Ah, Giulia, tua ragazza. Vabbè, magari c'è anche una storia con Giulia Scatena qui, è un disagio. Ah, ho mangiato a Natale. Sì. Sì? Qual è il vostro formaggio preferito? E i tuoi piedi sanno di formaggio? I calzini di Giulia Scatena sanno di formaggio, di piedi formaggio? Non penso, in realtà sono abbastanza profumati i miei piedi. E sì? Non li rompevano, ma non li volevano più odorosi. prima di vendere qualcosa magari ci stai, appunto vendevo le calze dopo essere stata a ballare, ma cioè, tipo li mettevi tutti tipo nella cesta dei panni sporchi e poi li tiravi fuori e poi no. Li tenevi da parte, ok, magari per farli odorare. Anche quelli nuovi li buttavi tutti nella scena dei panni, ma per questo vanno tanto i maschi, perché di solito magari hanno più capito, ci sono un sacco di persone che lavorano, che ne so, fanno lavori un po' intensi e poi vendono dopo una partita di tennis. Una domanda. Vai. Ma ti sei resa conto se determinate caratteristiche fisiche attirano di più? Cioè, se magari, che ne so, in un periodo avevi i capelli rossi, vendevi di più abbonamenti, più cose, oppure magari non cambia nulla? Cambia magari tipo di pubblico, ma non è che sono meno più, magari sono diversi. In realtà è il mondo del porno in generale, insomma, erotico, eccetera, è uno... Scusa, ero curiosa di vedere... Stavo scrivendo il profilo. È uno dei mondi più inclusivi, secondo me, possibili a suo modo, perché mio padre dice sempre: tanto al mondo c'è qualcuno che si fa le seghe persino sulle tazze, quindi figuriamoci se non c'è qualcuno che se lo fa su ogni genere. Saggezza. Fisico. L'aveva detta anche Kant, se non sbaglio, questa. Sì, no? Quindi qualsiasi saggezza. Tipo di fisicità, qualsiasi tipo di colore, capelli, occhi, di viso, ci sarà sempre qualcuno che ha tratto. Ok. È vero, non ci avevo mai riflettuto, è vero. Sì, confermi. Secondo me, no, è vero, dai, pensaci un attimo a tutte le varie categorie che esistono. Ah, infinite. Appunto. Categoria? Chi te non sai scrivere su Insta,
LN. Oh, mamma, mi dispiace. Davide, ragazzi, escelo, per favore. Ti chiede il buon Do. Non ce leggo. Accidenti. Penso che sia Goffredo. Non lo so. Ciao, Goffredo. Ciao, Goffredo, numero uno. Se volete, noi qui abbiamo altre domande. Abbiamo. Ah, no, un'altra cosa. Te hai parlato di inclusività. Mm-hmm. Il discorso, secondo te, i gruppi femministi anche abbastanza estremisti, i gruppi femministi, stile, non una di meno, e compagnia bella. Invitate sempre, venite quando volete, non una di meno, rispondetemi su Instagram, per favore, perché io verrò per tre mesi, quindi magari comunque così potete anche rispondere, parlare con Giulia Scatena. Bello. Insieme. Sì, lasciamo e noi e Davide usciamo con l'altro nostro programma e vediamo i leoni. Bene, se non ci si legge è lontanissimo ancora quello schermo. No, comunque, ci leggo. Ci vedi bene, Stella. Sono sbagliato. E comunque, volevo chiederti, secondo te le persone che oggi si reputano femministe, che idea hanno sul tuo lavoro? Io ho parlato con un paio di persone e alcune persone su quella linea di pensiero hanno detto che va a denigrare il ruolo della donna. La tua idea, io sono qui per chiederti cosa ne pensi te. Io penso che considerare la oggettificazione del corpo femminile sia... Io sono soggetto, non sono oggetto quando faccio questo lavoro, sono il soggetto principale, io scelgo di farlo, quindi... Chi, quando, dove, come hai detto, che fai solo con esperti. Assolutamente sì. Io in generale nella vita non amo le estremizzazioni, quindi non amo né chi facendo questo lavoro pensa di cambiare il mondo, perché in realtà è un lavoro e io vorrei che fosse semplicemente considerato tale, né chi ha... Non pagare la tassa etica. Sì, esatto, perché per perso un viaggetto in più magari con quella tassa etica. Esatto, cioè, non lo so, credo che si perda il focus e la libertà facendo questi discorsi, onestamente. Io so che una critica che muovono spesso verso, insomma, le sex worker è il discorso della mercificazione. Ma è quello che ho appena detto, cioè appunto non è, io non penso che sia un'oggettificazione, una mercificazione, è una scelta, capito? Io vendo delle prestazioni fatte col mio corpo, in realtà neanche prestazioni fisiche, sono tutte multimediali, però non sono diversa da qualcuno che ne so che vende un video dove canta, è comunque una prestazione. Un clone che corpo. Fa un film, semplicemente. Sì, esatto. E te fai un film, fai un corto, lui fa un film con un budget un po' superiore, però alla fine è quello. Sì, esatto. Completamente d'accordo. E quindi hai mai ricevuto critiche da parte di questi gruppi oppure... Non ci ho mai parlato direttamente, per mia fortuna, per favore continuate a non considerarmi, però sì, capitano magari nei commenti sotto, non so, dei reel, delle foto, cose del genere, questo, sì. le offese sono all'ordine del giorno, quindi... Ah, sono... Sì. Vieni riempita di offese? Sì, vai, fatti un giro se ti vuoi divertire sotto qualsiasi mio reel, quindi... Ah. Ma scusa, non possono bloccarti o ignorarti? Vabbè, scusami, ma io vado mi sta sui coglioni Giulia Scatena perché vende le sue zozze e cioè, la ignoro, la blocco. Ma no. L'odio è la base dell'internet. Sì, ma che cazzo, cioè vai a perdere tempo. Tanto lei cosa farà? Lo ignorerà e non è che sta lì tutto il giorno. Mi fa engagement, non ti preoccupare. Così il video va virale, tutto bene. Cosa eccita la vera Giulia Scatena? Ha detto il formaggio. Lei vuole, invitala a mangiare la raclette, la fondue. Ah, ok, scusa. No, lì sei infervorata. No, vabbè, perché l'ho riletta. Te vai su e giù, capisci? Ma su e giù, per cazzi miei, Dani, su. Vabbè, ma per questo serve il tecnico, perché qui, se no, io e Maria Paola siamo incapaci. Non esiste la cattiva pubblicità, è una gran stronzata. Ok, io non hai studiato una sega di marketing. Interessante, così per farsi un po' cazzi tua. Hai mai ricevuto qualche azienda che volesse sponsorizzare qualcosa attraverso di te, attraverso... Inerente strettamente al mio mondo attuale? Allora, sì, ma poi non ci ho mai collaborato perché erano tutte cose un po'... Tipo così. Completini o sex toys? Sex toys, sì, principalmente. Però erano tutti siti un po'... Loschetti? Sì,
un po' così, o mezze scammatine. Sì, sì, credo, non so, non mi fidavo. La Wish dei sex toys. E quale brand di sex toys consiglieresti per un eventuale regalo di Natale? Non siamo sponsorizzati da nessuno. Vabbè, dici, vabbè. Sì, io non sono mega così ferrata, sai. Io te l'ho detto che sono estremamente vanilla. Vabbè, ma magari, cioè, magari ne sai più di me. Tante cose le ho comprate su My Secret Case. Qualche sconto ce l'hai? Codici sconto? Non c'ho nulla. Provo a chiederli, volendo. Grazie. Non ti contatto. E anche mai pensato a fare Twitch? Dato, perché una ragazza che avevamo già intervistato, di Davide, aveva iniziato come Twitch gamer. Ce l'abbiamo delle ragazze che fanno Twitch. E poi, come extra, come altro lavoro, ha detto: ma sai cosa? OnlyFans non sarebbe una cattiva. E ora non so bene in quanto guadagni, come sia andata poi la sua carriera da un anno a questa parte. Però hai mai pensato anche di trasferirti sulla piattaforma Viola? Ci ho pensato quando vivevo in Germania. Ho anche provato, ma ero totalmente incapace ad usarla. Non riusciva proprio neanche a far partire la live, quindi ho abbandonato. Ok. Poi dovevi chiamare Davide, scusa, Davide, è così bravi. Così no, vabbè, io un pochino il mondo Twitch lo tasto un pochino. Lo tasti? Lo lecchi? lecchi il microfono? No, lo tasto, in senso il tasto. Il tasto, uno solo. E purtroppo, cioè, vanno in highlights queste dirette un po' Eros, quindi... Come purtroppo? No, nel senso perché, allora, io Davide vuole che ci sia la censura. Davide vuole la censura. Perché vuoi la censura? No, perché quelle dirette lì, almeno... Perché sulle reti di Silvio Berlusconi andavano bene le donnine mezze nude, mentre su Twitch... No, spiegaci. Libero mercato, La gente risponde... Vai. Dici, scusa Davide, vai. No, dico, quelle dirette lì, ora non so che tipo di contenuti faranno le tue colleghe, però quelle lì che sono quasi tutte streamer americane fanno una roba terribile, cioè, terribile. Sono molto che... Cosa fanno di così terribile? No, fanno... Fanno le gesta del Minecraft, no. No, non esageriamo. No, cioè che mettono dei contenuti che ti fanno restare lì in attesa di qualcosa che deve succedere. Ma cosa deve succedere? Jumpscare. Tipo jumpscare di tette. Si chiama teasing, è normale. Nessuno riceve niente. Nessuno riceve niente. Non puoi mostrare le tette su Twitch, ti bannano. È una cosa terribile. Allora, su Twitch scusami, allora, la sensualità, Davide, no. Davide subito, lì ora, sì, però aspetta, non è tipo teasing del tipo io sono lì che intrattengo un pubblico e loro mi donano in base che apprezzano il teasing che sto facendo. No, lì c'è un timer che scala, un timer, proprio un timer fisico, un timer. Che scala un timer in base alle donazioni. Allo zero non succede niente, però. Quindi queste persone sono tutte lì con l'aspettativa, no, ora zero tira fuori il tetto, mamma. Sono scemi loro a tornare lì, scusa. Vabbè, scam, sì. Però sono scam che fanno più visualizzazione del migliore streamer che c'è. Ma scusa, lei promette che succeda qualcosa a 0-0 oppure no, c'è solo questo timer? Mette descrizioni del tipo, sono a fare il bagnetto, cavalco la mia mucca di gomma. Però, Davide. No, è una cosa casuale. La tua mucca di gomma? Sì, cose assurde. Ci sono mucche di gomma in vendita, circa su Amazon, secondo. Poi ci sono le aero streamer, sono un'altra cosa, sono gente che fa i giochi mentre sono in bikini e vabbè, fa teasing, basta. Ma io dico, quest'altra cosa è terribile. Bello, anch'io voglio giocare a LOL in bikini, ci penserò. Giochi a LOL, qual è il tuo personaggio preferito? Che sforzo era Khan. Dici un po', secondo me potresti fare il cosplay di Miss Fortune. Sì, persone curvi, però. Vabbè, ma sono tutte un po'. Sono uno steccolo con le tette. Le tette, ok, il problema è il resto. Vabbè, non ci sono curvi sul Lolo, sì. Forse c'era quella là con il cavallo di ferro, no, non so come si chiamava. Rel. Forse. Non lo so, non so la cosplay. Comunque, credo. Non hai mai fatto un cosplay? Vivi a Lucca, sì, Dio buono, capito, cioè, a Lucca, ma... Ti fai anche la clientela nerding, un po'. No, ci sono andata vestita da zombie, questo è il mio massimo. Scusa? Sono andata vestita da zombie, questo è il mio massimo. Ma zombie sex o zombie basta? Sexy. Ah, zombie. E un anno sono andata con un cartello che ho scritto palpo gratis, è stato un grande. Ma cosa hai palpato? Tutto nasi? Quello che mi facevano palpare. Ah, ok. È stato molto divertente. Olè. Davide, ti faresti palpare da Giulia Scatena? No. Non saresti andata? No, sei andata a Lucca Comics quest'anno? Quest'anno non sono stato. No, quando che anno era, Giulia, se posso chiedere? Troppo tempo fa. Forse eri anche minorenne, Davide, quindi forse. Sì, probabilmente. Quanto siete piccoli, scusa, no? Tu non sei così piccolo. Purtroppo no.
purtroppo. Quanto siete piccoli? La prova a indovinare, dai. La prova a indovinare. Non si chiede alle signorine l'età, scusa. Vieni. Vieni. Are you assuming my gender? Ma qui stiamo ignorando i commenti, stiamo andando completamente fuori. Allora, Davide, leggi le domande. Ma io ve l'ho proposto. Vai, fai. Ma intanto devi indovinare l'età. No, no, ho detto che indovinano loro. Ma loro lo sanno, ci conoscono. Cosa ci conoscono? Noi siamo tre scappati di casa. Aspetta, vai. Leggi allora, quella lunga, l'avevo vista giù. Allora, non... vorrei proporre una domanda. Mettila, scusa, Giulia. Scusa, Dani, ti sputo. Stai buono. Pigia i tasti, vai. Vorrei proporre una domanda. No, leggi chi l'ha scritta. Fa le cose professionali. T97, ciao. Allora, vorrei proporre una domanda. Cosa ti ha portato a scegliere questa carriera? Hai mai avuto paura ad esporti? Se sì, come l'hai affrontata? Ora muta il mio microfono, se no interrompo l'ospite come sale. Allora, cosa mi ha portato a scegliere questa carriera? Non mutare l'ospite! Non toccare niente. Sto zitto io. Non voglio dire ci sono capitata nel mezzo, ma più o meno. Cioè, in realtà ho sempre fatto un po'... questo genere, come dicevo prima, non lo so, tipo appunto i calzini usati, poi ho fatto la cam girl per un po', quindi ci sono... Su che sito? Chaturbate. Ma come no? Non lo so. Male. Ma comunque con l'idea di fare soldi facili o no, seriamente? Con l'idea di avere un'entrata in più, specialmente nel periodo del Covid, io ho vissuto in Germania per un po', avevo bisogno di delle entrate extra, quindi era sempre una cosa tipo in più al lavoro principale. Però in Germania eri... lavoravi nella pizzeria o no? In una gelateria. Ok. Esatto, però in realtà mi piaceva, mi ci trovavo bene, eccetera. Avevo solo timore, non tanto del prossimo, un po' di come l'avrebbero avuto a vivere tipo in casa, non lo so. Comunque è un passo un po' grosso dire, io faccio questo in modo aperto. Però alla fine in realtà... Come fare coming out nei anni 90 forse. Sì, può essere, non lo so, okay. In realtà mi pento però di non averlo fatto prima. Una domanda sul futuro. Sul futuro, insomma, non so se vorrei avere figlie, insomma, ma un po' di timore per quanto riguarda magari possibile giudizio, perché vedo magari qualche creator, tipo mi viene in mente Alex Mucci, che ha una figlia e glielo dicono continuamente, cioè gli fanno insomma sempre questa critica. Te come pensi che la prenderai, come reagirai? Timore... all'interno magari della scuola ti parlo. Sì, e secondo me la cosa più importante è creare un ambiente a casa dove si percepisce e vive la cosa con estrema normalità, in un modo super safe, e è importante far comprendere quanto sia profonda la parola libertà. A casa mia è così, per esempio, quindi in realtà come io ho vissuto, come sto vivendo con i miei genitori in questa sfera armoniosa dove il mondo esterno non ci tocca perché voliamo più in alto, penso che sarà anche con i miei figli domani. Bene. Poi mi dispiaccio ovviamente, però sono conscia del mondo che ci circonda, quindi non voglio sacrificare me stessa per quello che c'è intorno. Soprattutto forse anche un domani i bimbi, se vorrei avere figli e tutto, potrebbe anche esserci un problema per quanto riguarda il bullismo. Guarda, tua mamma faceva i porno su OnlyFans, quindi però secondo me la società forse si evolverà e quindi dipende anche come la prende, no? Si normalizzerà, secondo me sarà easy, cioè. Anche ora una che fa OnlyFans non è uno stupore. Secondo me 10 anni fa diceva allora era un tegame. Era un tegame, vuol dire troia in toscano. Sì, credo no, che... è livornese proprio. È livornese, sì. Basta, filo, io lo uccido. Io credo che più che rispetto per la professione, che togliendo nulla a Giulia sarà un po' difficile, forse sarà ancora una cosa che ci vorrà un po' di tempo prima che si possa sviluppare un rispetto. Questo concordo. Spero che le generazioni future... cioè noi probabilmente i nostri Davide figli... parla alle generazioni future, ascoltate figli di Davide, si sia sviluppato un senso del rispetto un po' maggiore, non che tutto deve essere normalizzato, però semplicemente, ma la differenza già si vede, se io parlo con una persona di 50 anni o con il mio ragazzo che ne ha 20, la differenza è abissale. Vabbè, che lui magari ha anche un lui c'ha un bias con, cioè un po' di parte, va bene, perdonami. Però hai ragione, va bene, un qualsiasi ragazza sulla ventina tendenzialmente, non tutti, perché mio padre ha 70 anni, però sì, l'ha presa sciallissima.
Charlize, ma allora, ha avuto bisogno di essere educato, non è la parola giusta, ha avuto bisogno di essere informato. Di conoscere. Ma lo capisco, perché viene da un background che chiaramente è lontanissimo, no, da questo mondo. Però, cioè, appunto, questo è importante, la volontà di crescere, la curiosità di capire. Quindi mio padre, che ha 70 anni, ce l'ha fatta, ce la può fare chiunque, io penso. Anzi, mi fa paura che le persone non abbiano voglia di crescere in qualsiasi aspetto. Però forse, cioè, te vivi anche in una realtà dove sei circondata da persone, amici che hanno, almeno da come parli, te ti sai esprimere molto bene, e hai un contesto di persone che hanno una conoscenza, sono anche aperte al mondo, hai viaggiato e tutto. Magari con una persona che non ha avuto modo di avere una scolarizzazione così buona, avere un background così aperto anche alla diversità, al multiculturalismo, magari non l'accetterebbe. Ma non è obbligata a doverci avere per forza contatti per dire con una mammina pancina. Non mi disperti, addio, ciao, buona. Però decidono anche loro, fanno parte della società. Quelle che mandano, presente. Vabbè, dove vabbè, Davide, cioè, non sai cosa sono? Voglia. E lui mamma fa mia. Scienze della comunicazione. Allora quello diventerà il tuo kick. Direttore area social, mamma mia, come mamma l'abbiamo mia. Che disastro. Sono le mammine pancine. Malissimo, male, cioè, male. Ti sei perso tipo 5 anni di internet. Cioè, quindi tu già sei amico, quanti anni hai quindi? 22. 22. Vedi? No, fortissimo. L'ho capito da bambina, non lo so. Ma sono tipo il buongiornissimo caffè? Simile. Simile, sì. Vabbè, dopo si guarda. Facciamo vedere. Si guarda. Dai, dai. Avevi alzato anche la manina, cosa volevi domandare? Non siamo a scuola che devi alzare la mano, devi prenderla la parola. Con Giulia, professoressa sexy. Sì, esatto. Vabbè. No, mi volevo collegare alla domanda di Maria Paola. E rispetto anche ai bambini, e a livello professionale, comunque con l'azienda, con il tuo profilo stai investendo molto, mm-hmm. Ma pensi che in un futuro potrebbe smettere questa cosa di OnlyFans per te e anche il social? In sé per sé potrebbe passare la moda dell'OnlyFans? Non è che lo penso, sono sicura che passerà, ma penso che sia comunque un mercato che avrà sempre piede, quindi semplicemente si evolverà e si sposterà altrove. Mm-hmm. Quindi magari sì, OnlyFans come OnlyFans già adesso è molto meno in hype rispetto all'anno scorso, e pian piano andrà scemando sempre di più, però arriveranno altre piattaforme, altre cose. E per te invece pensi che potrebbe mai succedere qualcosa nella tua vita, avvenimenti, matrimonio, trovare un altro lavoro che potrebbe farti smettere di mettere? Chi lo sa, certo che può accadere. Io mi ritengo sempre aperta a tutto, qualsiasi cosa che mi può portare a stare bene, sereno, o avere una crescita personale è sempre ben accolto. Sarà sempre ben accolto. Però nel caso una famiglia non è una cosa che ti farebbe smettere. No, non esiste nessun tipo di compromesso al riguardo, per quanto... Cioè, Davide, solo, la solo smettiamo di essere bacchettoni, grazie. E poi vorrei un attimo che tu... Ma che cazzo è, mamma? Davide! Il momento dove ti insultano. Quello di Lorenzo Leonardini, mi sembra. Lorenzo Leonardini. Vabbè, a 22 anni non conoscere le mamme pancine è comunque grave, sì. È un po' vero. Insomma, ti metti e fai sentire. Ma guardalo in camera, non guardare lo per schermo. Favore, mamma mia, che disastro. Questa è prima diretta, e questa è chiusa. Facciamo chiudere il radio. Te, Davide, perché io? Io ti chiedo, no, se la tua figlia, la tua ragazza, domani gli dicessi, guarda, cosa studia? Vabbè, se la tua ragazza un giorno dicesse, guarda Davide, io ho studiato questo, mi ha lavorato, ho fatto il lavoro, quello che secondo già fatto questa domanda, dai. Ti metteresti, accetteresti che la tua ragazza venisse e ti dicesse, oh guarda, io voglio iniziare a fare OnlyFans, come la prenderesti Davide? Come la prenderesti, allora, Davide? Ho già risposto a questa domanda. Ma l'anno scorso, ora sei cambiato, altra OnlyFans era altra risposta, no, magari. Ti rispondo in una stessa maniera. Intanto, se la mia ragazza così da niente prendesse una decisione del genere, mi reputerei un cattivo fidanzato, non perché l'OnlyFans, ma perché una decisione del genere spererei di parlarne insieme, decidere insieme. Che è la sua vita.
No, penso sia anche un po' la nostra. Toxic. Vabbè. Masculine etero cis che decide tutto nella coppia. Se prendessi una decisione del genere, anche solo se mi venisse il dubbio, vorrei proporglielo, perché è una cosa che secondo me è abbastanza importante di coppia. Credo che sia giusto mettere le carte in tavola. Vabbè, a parte questo. Però è un punto lecito, secondo me. A parte le prese per il culo. Sì. Va bene. E se lei venisse con la frase, cioè con la decisione fatta. Davide, questi negli ultimi 3 mesi ho messo sti contenuti delle schiaffate. Sinceramente mi farebbe incazzare. Ma per la menzogna? Cioè, per il fatto che non se lei venisse a fare 3 mesi ho fatto l'alifanza, mi arrabbierei. Ok, perché? Per l'idea che ti vedono la ragazza? O per magari i principi va a distruggere, secondo me, un livello di intimità che preferirei che fosse solamente tra me e lei. Ok, così ci sta di più. Così ci sta di più. Ho la concezione che l'intimità possa stare solamente all'interno della coppia, l'intimità sessuale. E quindi preferirei stare con una ragazza che rispettasse questa cosa. Giulia, cosa ne pensi di queste affermazioni? Io penso che ogni coppia sia giusta e rispettabile finché funziona per i membri appartenenti alla coppia o al trio o a quello che è, possono essere anche 10. Quindi io rispetto totalmente la sua coppia se per loro funziona, e entrambi devono però essere d'accordo, tutte le parti ovviamente la pensano così, fanno bene a fare così. Io non vivo, ma non che c'è giusto o sbagliato, io non vivo l'intimità sessuale come l'intimità principale all'interno della coppia. Ho altre cose che ritengo fondamentali per me e il mio ragazzo, o per me è un eventuale compagno, partner. Va bene tutto finché funziona per cioè, le parti, rispetto, va bene, fiducia. Concordo sul fatto che anche a me probabilmente, più che farmi incazzare, mi dispiacerebbe se una persona non condividesse con me magari una scelta importante. Da un anno fans, me lo potevi dire, ma come se ho deciso che mi trasferisco a Berlino. Ho capito, lo parliamo. Però non perché c'è qualcosa di male la cosa in sé per sé, è la mancata condivisione. Sì. Okay. E che consiglio daresti a una persona che vuole aprire oggi un OnlyFans? Di farselo o non farselo, perché il mercato è saturo? Il mercato è saturo, totalmente. Sì. Quindi, a meno che non si abbia una base solida su un altro social, non so, bei numeri su TikTok, bei numeri su Instagram. Quanto si parla? Bei numeri? 2.000-3.000 followers su Instagram? No, o no, di più? 2.000-3.000. Scusa, 2.000 c'è la mia madre. È Gino della latteria. Quanti ce n'hai, Davide? Ora guardiamo. Io pochissimi, io penso che non arrivi neanche 500. Meno di Gino, pensa un po', Ma sì, la mamma di Giulia Scatena c'è mai. C'ha una foto su Instagram. Mia madre viaggia, che è un piacere, sì? Risponde a tutti gli insulti sotto tutti i reel. Ma veramente? È lanciatissimo. Ma i tuoi reel sono pubblici, vero? Sì. Ah, ok, allora dopo. Scusa, su questa. Sì, ha fatto anche dei video con mia madre. Ma non le so ste cose, dopo si guardano. Io sono un problema delle mammine pancina e Dani non sa. Ma io non sono il direttore dell'area social, io sono una sega di ste cose e non me ne occupo. Le mammine pancine hanno sui social. Un'importanza fondamentale su internet, hanno fatto la storia dei memini, di tutto. Ma sono tipo un po' le Karen. No! Sì, ma no! Sono... ma non lo sai neanche te! Dai, no, sai. Le Karen sono quelle americane. Perché guardo te, sei bello, vuoi darmi un bacetto? Davide, vuoi darmi un bacio? Possiamo aprire OnlyFans insieme? Allora, io ho fatto una proposta. Ho fatto una proposta. Davide, lo apriamo ora? Stai zitto, facciamo per favore. Ho fatto una proposta di aprirlo. Te intanto sei un ospite in questo programma, ricordiamolo comunque. Vai. Guarda, ti chiudo Twitch. Twitch. Non sa neanche su che parte. Mamma mia, che disastro. La professionalità di Radio Echo. Sì. Allora, Davide, se lo baci diventi geloso. Divento geloso. Sì, va bene, Tommaso. Perfetto. Allora, facciamo una proposta, cioè di fare ammazzo al presidente querela, denuncia di fare un OnlyFans di Radio Echo. Lo chiamiamo Radio Echo Piedini. Aspetta, è un meme. No, vabbè, non ma funziona. Cosa... Giulia Scatena ce l'ha detto in privato che non funzionano i piedi. Dani, sì, ok, scusa. E praticamente facciamo un content tipo gratta i piedi, che loro pagano. Gratta i piedi? Sì, no, tu paghi e non sai i piedi di chi ti arriva.
qualcuno di Radio Secondo Arte. Me non funziona. Sì, funziona. Non funziona. Funziona. A chi vanno quei soldi? Se lo fai col culo. Non sei il culo di chi ti arriva. Esatto, e lo devi anche indovinare. Beh, potrebbe essere qualcosa di funzionante. Non so se ci fanno l'università è d'accordo su sta cosa. Non sapevo se lo scoprirà. Io do il mio, se volete. Mettiamo Radio Echo, però lei è diversa, mettiamo lei quella storta, sì. Non siamo più Radio Echo. Sì, sì, sì. Radio Echo. Quella è la storta. Quella lì. La Shoa? La Shoa. Bravo, ah. Bravo. Ma dove la metti in Radio Echo? Al posto della radio. Vabbè, Radio sì, Echo, c'è Echo. Però non si legge più, viene Radio Co. Radio vabbè, non lo so come viene, scusa. Radio Cock. Radio Cock. C'è un collega che ha un format bellissimo, scusami, ovviamente, ma perché mi fa ridere il nome, che si chiama, fa video... No, lo dimentichi di qua, era comodissimo. Sì, era comodissimo. Non mi devo girare la testa. Però non si legge nulla. Sì, io ci leggo benissimo. Ora infatti rispondo a quello. Però questo? Prima ti dico questa cosa. C'è un collega che fa video tutto in cucina mentre cucina e poi vi fa cose, no? Così, cucinando. Che si chiama Cook and Cock. Cioè sbatti il cazzo sul petto di pollo? No, sì, prima cucina e poi fa queste cose, ma è il però nome... non può fare queste non cose. Non le vende sul sito. Ah, ok. Ma okay. Questo volevi rispondere? Volevo rispondere a quello. Il problema è proprio questo, eh. Io glielo farei aprire un OnlyFans alla mia ragazza. Cioè, tu non gli fai aprire niente, perché tu non dai per tu o chiunque altro. Te lo apri per te. Non è una questione di permessi. Oh, scimmia sudaticcia, per favore non fare queste robe, eh. La nostra chat di Radio Eco pulita e linda. Tu puoi solo scegliere se continuare a stare o meno con quella persona. Questa è una cosa lecita, ovviamente, ma tutto il resto non ti sono riguarda. D'accordo. Ma l'estero viene tassato in maniera diversa, so che lo so la parte Dani, ma che lo so, vabbè, ma mi interessa questa anche. Dipende dallo stato. Germania? Allora, praticamente funzionava così fino all'anno scorso. Okay. OnlyFans se ne lavava completamente le mani, ok? Cioè tu ritiravi i tuoi soldi perché chiaramente stanno prima lì un tot, e loro trattengono una percentuale, poi quando ritiri sono totalmente cazzi tuoi e del tuo stato, tu potresti anche non dichiararli per quanto li riguarda. Allora non gliene frega nulla. Ok. Perché dipende chiaramente come funziona il tuo stato. Da quest'anno invece sono tenuti, hanno messo una nuova cosa che infatti l'abbiamo dovuta firmare tutto, eccetera, che loro sono tenuti a dichiarare tutte le tue entrate al tuo stato dove lavori. Quindi in realtà ti impediscono di fare nero. Credi, io già non facevo, quindi sono tranquilla. Però ce ne sono tante di colleghe che hanno battuto in ritirata e hanno smesso di lavorare da quest'anno. Ah, ok. Però semplicemente funziona, non so, in Francia come funziona, in Francia, in Germania, eccetera, okay, non okay. So onestamente. Okay. Quindi Giulia Scatena aiuta anche il sistema Italia, fa andare le infrastrutture, la polizia, tutto, sì. Quindi è un'ottima contribuente. Che vuol dire questa cosa? È Davide, lei meglio dei piccoli medi artigiani che tanti non pagano, però brava Giulia che tutti scontrini. Bravi che fate il minimo sindacabile di pagare le tasse, vabbè. Vabbè, tanta tutti. Gente lo fa e infatti vai. Ne conosco tanti. C'è una domanda interessante che voglio far leggere a Giulia, l'ultima. L'ultima e poi si va a casa. Sì. Ma non lo so a che ore deve andare via non Giulia. Non okay. Diretta di 7 ore. Magari, boh, io c'ho... In caso sorry, mio piccolino, credo che il crede che il porno sia giustificazione, siete d'accordo? Io no. L'abbiamo detto prima, sì, cioè non ha proprio senso la parola oggettificazione, perché io sono parte attiva, quindi no. Però diventi anche oggetto, cioè diventi oggetto delle mie fantasie sessuali, ma no? È diverso comunque. Sì, sì. Lei decide, però... Il senso in cui viene inteso appunto è un'oggettificazione del proprio corpo. Come in un film, però sei un oggetto del mio divertimento perché guardo sì, un film. Cioè, allora, a me va bene essere considerata, di base il mio lavoro è questo, è intrattenimento. Ti offre un servizio. Sì, è intrattenimento. Quindi guardare me dovrebbe essere al pari di guardare Netflix, anche okay. Se magari fai altre cose mentre lo guardi, va bene, ma quello è a discrezione tua, io non c'entro. I tuoi fans ti mandano, magari hanno una fidanzata e ti guardano mentre fanno sesso con te di sotto. Ce n'ho un paio che me lo dicono, mi mandano anche le foto e i video, è molto divertente, sì. Io lo apprezzo ma molto. Hai un buon rapporto con i tuoi fans? Sì. Hai mai fatto anche, che ne so, una bevuta con tutti no. I fans? Bello, mi piace. No, vabbè, in centro. Safe da fare, però... Dici... Non si sa mai, però magari con alcuni più fidati sarebbe carino. Il mio OnlyFans si incentra proprio su questo, io spendo tutto il mio tempo sulla fidelizzazione e sul parlare con le persone, quindi cerco sempre di avere un buon rapporto, di parlare il più possibile, non mi piacciono le cose statiche tipo invio contenuto uguale a tutti e chi però è facendo così non è difficile comunque
per tagliarti del tempo libero. È un casino. È difficile, ti devi dare degli orari, ti devi dare dei limiti. Comunque riesci, diciamo. Sì, sì, va bene, certo. E hai ferie? Cioè, d'estate ti prendi un mese off? No. No? No, preferisco farlo semplicemente, che ne so, oggi un'amica mi chiede di uscire, ok, usciamo, magari, però so che la sera dovrò lavorare di più, o il giorno dopo di più, però preferisco fare... E quante ore, se posso chiederti, cioè, in media, anche oggi, hai fatto 6 ore, 7? Non è proprio così. Allora, per farti un'idea, ti faccio questo esempio. Tu pensa di avere... WhatsApp lo userai, no? Suppongo. Ok, tu pensi di avere su WhatsApp... Non così tanto boomer da non usare. Vabbè, io chiedo. Siccome ce l'ho degli amici che io non uso niente, non uso Instagram, non uso WhatsApp. Ok. Va bene. Tu pensi di avere su WhatsApp una cosa come 300 chat. Ok. Di queste 300, magari non tutte 300 ti scrivono tutti i giorni, ma 200 sì. E tu devi rispondere a tutte e 200 le chat. È un messo un'ora? Da rispondere? 105, quindi... Devi rispondere a 105 chat? Qui è parso questo numero. Vabbè, sono le chat che hai finito, hai deciso di non visualizzare. Prima o poi vabbè, il cellulare quando non male, c'era. Comunque, come il numero, comunque è un lavoraccio. E però tu... ti vieni pagata per questo. Io devo anche rispondere. No, non rispondere. Devo fare upselling. Se riesco poi a concludere una vendita, ci guadagno. Se no, è tempo investito. Non penso, investito. Oltre a quello ci sono i social, quindi devi fare comunque foto, reel, storie tutti i giorni. E sono educati il tuo pubblico che hai educato, come hai detto te, come è cresciuto. Sì, sono bravi. Un saluto al pubblico, allora. Sì. Vabbè, siete qualche... bravi. Sì, sono bravi. E con qualcuno hai stretto anche buone amicizie virtuali? Non sia un po' pericoloso, no? No, virtuali. Pericoloso, no. Cioè, dipende come la vivi. Sì, con alcuni parlo più volentieri, magari. Cioè, dipende se di là capisci che viene compreso che lavoro fai. Okay. Di solito più la fascia è tipo tra i 25-35 è più facile che venga compreso. E il tuo pubblico di media? Sì, così. Perché più grandi hanno l'approccio da io non pago per fare le cose, io pago per una che la vedo dal vivo. Sì, è quello, perché non c'è la concezione dell'online. Una persona che ha 45 anni, sì, magari usa Instagram, usa Facebook, ma non capisce. Non c'è cresciuto, capito? Non lo capisce. Mentre persone troppo piccole non hanno soldi. Vorrebbero, ma magari prendono la paghetta della mamma. Yeah. E vedono la transazione, no? Con la carta. Appare la transazione. Sì, appunto, magari si abbonano, però poi... Devi essere maggiorenne. Vabbè, deve essere maggiorenne anche per andare sui porno. Poi, Davide, te hai 14 anni già lì. Ma che dici? No, dico, chissà se questa cosa poi viene. Allora, mi faccio più monitorato perché devi proprio inserire i dati. Sì, la carta d'identità. Ok. Allora, non è tipo Pornhub che fai. Accetto. Sì, sono maggiorenne. Una cosa sempre che abbiamo parlato, mi ricollego a questa domanda che abbiamo lì. Ma c'è qualche cosa nel mondo del sex worker, porno, che la guardi e dici no, questo è il modo sbagliato di comunicare il sesso, comunicare l'intimità, e ti proprio dici no, questa è veramente oggettificazione? Questa è una domanda difficile. Ci sono delle cose che vedo che non mi piacciono, che secondo me, cioè io non sono il tipo da va bene qualsiasi cosa pur di arrivare. Non amo questo modus operandi, però è anche vero che ognuno fa come crede. Quindi ci sono tanti modi in cui si pubblicizzano alcune colleghe che magari io non amo molto, perché trovo è proprio a qualsiasi costo riuscire a farsi vedere, riuscire a farsi pubblicità anche a costo di rendersi ridicole, ma per me, perché poi in realtà è tutta una cosa molto soggettiva, no? Cose che ritengo proprio oggettificazione sono cose un po' più forse del passato, tante cose che vedevo in TV da bambina che ci venivano fatte vivere in modo passivo in quel modo lì, come diceva magari chi lo diceva qualcuno prima di qualche programma in TV. Non è alla RAI anche con Ambra Angiolini, vabbè, però questa è ancora... Sì, però in realtà ce ne sono tante, anche banalmente Ciao Darwin, se lo vedi c'è sempre un culo in primo piano, no? Che... non è che mi dispiace Bellini come culi, però nel senso in modo passivo infila sempre quel tipo di messaggio lì nella testa. E quella mi sembra una cosa meno da ho in mano la mia vita, scelgo di fare questo come lavoro, è se vuoi fare questo devi far così, capito? Questo è un po' denigrante anche per... questo mi piace meno, ovviamente. Okay, non so se ti riferivi a queste cose qua. Sì, vabbè, in verità nella mia mente pensavo più a cose magari cose estreme,
Penso, se c'è fammi un... qualche esempio, così ti dico. No, non so, non saprei. Davide, te le sai le cose estreme, se ci diciamo. Pensato, vuol dire no, che almeno bene, uno lo sai. Bene, va bene, no, io per esempio... Sfida accettata. Io sono abbastanza in disaccordo con i porno, che alcuni porno sono veramente un... danno una concezione sbagliatissima poi di com'è il mondo reale. E il dubbio mio è un po'... quella è oggettificazione del sentimento, cioè stai rendendo un rapporto umano in una maniera sbagliata e stai facendo una formazione sbagliata. Non lo so come esprimertelo in italiano. No, ho però... capito cosa intendi dire. Allora, prima di tutto, il sentimento e il sesso non sono strettamente legati, esatto, sempre, però o comunque non per tutti. Ok, ok, vabbè, però lì... se lo è per te è totalmente rispettabile, no, però... No, non lo è per me. Okay. Vabbè. Davide, stasera dovrei spiegare qualcosa forse. Ah, vabbè, non è, ma magari lo è adesso, sì, che ha una compagna, ma in generale nella vita nel passato no. Sì, però capisco quello che vuoi dire, sì, a volte c'è un'immagine sbagliata, specialmente per noi femminucce, che solitamente non siamo neanche considerate in tanti porno, specialmente quelli un po' più del tempo passato, che è tutto che gira tutto intorno al maschio che deve venire, in poche parole, a noi non siamo cacate. È chiaro che ha creato generazioni intere di maschi che non sanno cosa fare, ma credo che sia un problema più ampio di così. È semplicemente che non se ne parla, nessuno fa educazione al riguardo, e le uniche fonti che hai sono i porno, e si impara male a da un film. Come imparare a sparare da un film d'azione di Schwarzenegger dove smitragliano a caso. Però detto questo, penso che nel porno e soprattutto nelle fantasie sessuali tutto sia lecito, perché è nella tua testa, quindi, o comunque in quello che vedi. Aspetta, tutto sia lecito? Questo è un limite. Se è una fantasia. Se è una fantasia non fai del male a nessuno e rimani qui, che problema c'è? Anche se è una fantasia violenta? Certo. Ci sono delle teorie che pensano che si limiterebbe molto di più la violenza di alcune persone, o addirittura degli atti che ovviamente ritengo sbagliati, come può essere la pedopornografia, la pedofilia, eccetera, rendendo più possibile fantasticare al riguardo, perché poi non si riporta nella realtà. E non penso che sia così scorretto, perché se hai degli impulsi o comunque delle cose, dei pensieri, provare il giusto modo di incanalarle, secondo me, potrebbe avere un senso. Ma tornando a cose più meno drastiche, i porno classici, che non so cosa ti riferivi come cose violente, se una semplicemente viene un po' sbattuta, ci sta. No, ma non cose violente, dicevo cose estreme, ma anche semplicemente il classico Johnny Sins, nel senso... quello che fa è anche quello che dicevi te, è tutto intorno a lui, è tutto intorno a lui che deve venire, è un personaggione, ma non dà una concezione corretta. Lo so, ma ci sono persone che a cui piace quello. È il contorno che è sbagliato, perché non ti danno alternative di pensiero e vedi solo quello, secondo me. Ci sta, abbastanza, vabbè. Sì, che sì, poi quello che ti piace magari vedere non corrisponde alla realtà. Io, a me è capitato di vedere dei porno che magari mi piacevano, mi facevano sentire coinvolta, nella realtà non lo farei mai. Mai. Okay. Quindi non lo so, è secondo me uno spazio a alcune fantasie che magari... È come leggerti un libro, alla fine lascia la mente un po' fantasticare, viaggiare. Lì è un po' molto più grafico di un certo, libro. Non è purtroppo spesso cosa. Le persone non hanno capacità di discernimento, quindi magari non comprendono che appunto quello è un set e nella realtà magari è diverso da così. Appunto, e non ci si dovrebbe, secondo te, muovere riguardo per... Ma non limitando quello o censurando, cioè, basta spiegare, cioè, bisognerebbe affiancare qualcos'altro nella vita di tutti i giorni dove si comprende. Sì, come ho visto... mi sono immaginato in un momento. Ma te tipo... non hai visti i nuovi influencer? Tipo, mi sembra Livio Ricciardi si chiama, lui ne parla di queste cose, cioè, comunque se ne sta parlando la differenza tra porno e realtà. Va bene. E mi sembra anche da, insomma... dalle cose che effettivamente sta funzionando. Che se ne stia parlando non vuol dire che si sia risolto. Non sto dicendo quello, però mi sembra poi dalle varie cose che effettivamente un po' di differenza. Sì, no, ma la mia domanda era se, più che altro, se Giulia non vedesse oggettificazione neanche in quello. Tanto se in quei porno, insomma, lì oggettificazione, per me lì la donna è oggettificata. Che intendi? Se lo è effettivamente l'attrice che lo sta facendo o no, la percezione che se ne ha? Sì, può essere, ma può essere anche quello una cosa che piace a qualcuno. Però scusami, se l'attrice, allora l'attrice non è giustificata neanche in Joe Darwin, perché lei ha scelto di fare quello, è sì, pagata. Certo, però è la presa di posizione che è diversa, no? Cioè la mia o quella di una persona che fa film porno, attrice porno, ok? E una ragazzina che vuole ballare in TV, vuole avere la sua chance, è costretta a fare quello per forza, oddio. È diverso, no? Vabbè. Sì,
Sì, però non è un credo. Non riesco. Dipende anche quanto sei disperato, dipende dalla tua situazione, dipende da un sacco di cose. Sì, ma non cioè, è tipo dove è tipo non è alternativa, come si può dire, capito? Mm. Cioè, così necessariamente. È comunque una scelta, potresti non farlo, dici te. Lo so, io vivo in un mondo mio in cui non credo che ci siano delle situazioni in cui non hai scelta. Beh, Davide, insomma, abbiamo avuto la fortuna di nascere avendo dei genitori che ci hanno trattato bene, di andare all'università, di avere la possibilità di studiare. Cosa c'è? Che abbiamo avuto fortuna rispetto a tante altre persone. Ti permette di avere più scelte, però c'è tutta la scena, tipo, prima ti potevo esempio ciao Darwin, no? Escono le ballerine mezze nude, tutto il pubblico che fa tutti quei versi da scimmie, no? Quello è terribile. Magari queste hanno studiato danza per 20 anni e poi si ritrovano, con la danza prendi 500 al mese, mostrando le tue chiappones 2000. E magari vivi a Milano. Può dire no, dice no, io sono di sani principi. Però capito. Poi quando devi pagarti le bollette e tutto il resto, sono magari principi un po' obbligate, mettiamola così. Ok. Però vabbè, non lo so. Davide dice sì, il principio, cioè, i soldi sono solo pezzi di carta, non contano. Lo so che è una cosa ipocrita. Ci siano scelte sempre, più possibilità di scelte sempre, secondo me è un discorso che puoi fare quando sei privilegiato. Oddio. E no, non è il discorso bianco, etero, cis, non è quello, però... No, ho capito, però... Che è la possibilità di avere... Sto un po' fuori il discorso, cioè non sto parlando... Io mi ricordo la tua domanda, Davide, essere sicuro... Ci sono persone che danno per scontato un tipo per fare il mio lavoro, vuol dire che non avevi scelta. A me sai quante volte è stato detto? Perché allora... Anche la ragazza dello scorso A, sì, che abbiamo conosciuto... Ma per me non è così, cioè è sempre il discorso o avevi bisogno di soldi, oppure non eri capace di studiare, oppure non eri buona a fare niente. Non è nessuna di queste tre, perché io lavoro ce l'avevo, fortunatamente sono nata in una famiglia che non avevo, cioè sì, non avevo bisogno di questo per tirare avanti. È stata una tua scelta e questa è una scelta consapevole, invece a volte ci sono delle scelte obbligate, indirizzate, ok, mettiamola così. Va bene, no, la mia domanda era finita da una parte, poi siamo finiti a parlare. Davide, ma vuoi fare l'ultima domanda di rito che facevi sempre a risonanza? Ecco, no, no. L'ho già fatta. L'avevo già fatto prima. Dio Cristo, però. Siamo riusciti. Vai, diritto. Perché è un'ora e mezza che si ragiona. Giulia, dacci un piccolo spoilerino delle prossime cose che usciranno. Di prossimo. Piccolo, e se ci metti dentro il tuo Telegram? A parole. Gratis. Ok. Non è che può spanare il culo qui davanti alla telecamera. Chi l'ha detto? No, che ne so, magari. Questi signori UNEP. No, spoilerino, allora domani sarò ospite in un locale a Lucca, se volete venire siete benvenuti, tra l'altro. Ciao. Siete occupati? No, io sì, al 9 proprio no, però da dopo il 9 stravolentieri. È perché mi sono stata antipatica. No. Vabbè, Davide, vai. Ti odiamo tutti. Che cosa fa? Capro espiatorio. Domani sarò ospite in un locale a Lucca. Molto possiamo dire il nome? Sì, si chiama Relò. Okay. E è una serata insieme al Mamma Mia, quindi sarà una serata Che figata. Cazzo, io devo dire Mamma Mia. Tanto poi condivido la locandina, quindi la vedrete. Sabato conosci domenica, la leak, com'è che si chiama? La leak Schuet. Ci dovrebbe anche essere, penso. Di Livorno, Miss Drag Queen Italia. Uh-huh. Simpaticissima, sì. Loro. E sabato e domenica sarò al Bergamo Sex. Cosa è una fiera tipo i comics, intendoci, però tutto sul mondo del sesso, dell'erotismo. Ganzo. Conosci già tante tue colleghe lì? No, vado con un gruppo di colleghe, non ci sono mai stata, quindi è un'esperienza nuova anche per me. Andremo in giro a importunare le persone, a dire ciao così a tutti e basta. Ma su Lucca ci sono tante ragazze, perché noi abbiamo già conosciuto una ragazza di Lucca, che però è quella che conosco, Yadira. Sì. Ok, ma conosci? Sì, è vero, me l'avevi detto. E ci sono tante ragazze che fanno OnlyFans in Toscana. Tre. In Toscana no, sì, in Toscana ce n'è abbastanza. Okay. Lucca ne conosco solo tre, però non lo so. Ce ne sono anche tante che magari si espongono meno. Ok. Ma no. Sì, ce ne sono tante. Ok. No, questo è quanto? No, non lo so, sì. Però mi sa che... Hai un messaggio particolare? Vuoi lanciare un messaggio o non so, un qualcosa? Un microfono. Vuoi lanciare Davide, magari? Davide, lo apriamo sto OnlyFans insieme. Davide, me lo dai in bacio? Sei omofobo anche.
oltre che il bigotto. No, non vuole fare le corna alla Sofia, dai. Vabbè, pisciare in bocca è un kink. Posso fare il video, lo vendo poi. Ma non lo so, dobbiamo chiedere. Perché no, Davide? Non vuoi pisciare in bocca? Vabbè, vabbè. Rossissimo. Comunque, allora ragazzi, è stato un piacere averti come ospite, Giulia. Quando volete. Ah, volentieri. Ricordiamoci, siamo scordati di seguiteci sui nostri social e sui social soprattutto di Giulia Scatena. Il manifesto, ricordate anche di seguire, giusto? Manifesto. Se Davide poi vuoi riscrivere il nome, per favore. Vai che gli piacciono gli ordini, dillo. No, no, per favore. e poi un'altra cosa, sì, seguiteci su Instagram, TikTok e Facebook, ce l'abbiamo? Non sì, abbiamo anche Facebook. Lo sai che io l'ho tolto perché mi entravano fissi su Facebook la scorsa settimana? Oh, ma eccolo, aspetta. Concentra, Davide non mi ascolta, la fidanzata che non ti ascolta, Davide, o il fidanzato, che... no, oh, sono stanco. Mi date gli ordini, mi devono piacere gli ordini, mi devi pisciare, no, ci scherzo. Non mi ascolti, la figlia nel culo. Come se fosse una cosa brutta prenderlo nel culo? Davide, cosa ne pensi? Pregiudizi? Guarda che io a mamma mia ci vado volentieri e lo prendo nel culo. No, vabbè, quello purtroppo non sono gay. Se no, magari. Purtroppo che mi... Purtroppo gli uomini non mi gadono. Però, ma hai mai provato, Daniele? A baciare un uomo? No, baciare. Andare oltre il bacio con un uomo. Allora, io avevo il coinquilino, il mio vecchio coinquilino che... Ma quello non francese, mi... bravo. No, okay. No. Numero A. che c'aveva la pacca sul culetto della buonanotte. Olè. Però vabbè, che vuoi che sia? No, ma lui vuol lui... dire che quella oltre il bacio la pacca sul culo. No, quella apprezzatissima. Okay. Mi aveva chiesto di fare una cosa a tre con il suo compagno fidanzato dell'epoca. Bellissimo. Purtroppo non mi piacciono i pipi. Ma nemmeno a me, poi hai visto come si finisce nella vita. No. Scusa, non sei fidanzata? Sì, lo so, però penso che il tuo lui abbia un pipi. Sì, guarda lei. No, lui me ce l'ha. Glielo tagliamo, è violenza questa. non si può mica fare, vabbè. Secondo me si dividono in più parti, capito? I pipi, se tagliati, li tagli in due o tre. No, l'interesse è va, dipende quanto riesci a mangiare. È un'ora e mezzo che si ragiona, si è fatto i saluti, va. È come quella... ciao, ci si vede e poi si va nella stessa direzione. Via. Stanno anche... avevamo 5 persone che si salutavano, ora sono 0, giustamente, sono stanchi da un faccena e tutto, via. Ciao bimbi, fate a modo, la sentenza vi saluta, Radio Eco, Giulia, Davide, Maria Paola, Daniele, via, ciao. 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 Il saluto più sfavato della storia.